Cari Fintini, eccomi qua, non posso parlare come al solito, devo essere un po' più attento, perché non comunque un'estate incredibile. C'è stato il mio esordio teatrale, anzi volevo ringraziare il regista thailandese che è stata una cosa fenomenale. Qui siamo in piena segretezza perché è un'organizzazione osteggiata dal CICAP. E allora bisogna stare attenti. Questo qui è praticamente è un incontro di criptozoologia. Sono venuto assieme a Pantaleo. Bella, via. Ripeto, per motivi di sicurezza non possiamo mostrarvi immagini ulteriori. Comunque siamo a questa conferenza degli amici del Chupacabras. Insomma, adesso vi devo salutare velocemente. Ciao, ciao, ciao! Amici del Chupacabras, il dottor Marino! Ci eravamo ripromessi di trovare delle buiole, coleotteri che al contrario delle lucciole hanno l'incredibile capacità di produrre intermittenze di buio. Ovviamente non esistono. In compenso le zanzare sì, decisi di proteggermi spruzzando un nuovo insetticida domestico preparato da Maniero con essenze fruttate dell'America Latina. Quando? Ciao Saltroni! Che mi dite di fare un bel video su di me? Ve la sentite? Io credo di no! Quel maledetto di Topolino si meritava una bella lezione. Ma era incredibilmente scomparso. E la cosa mi stava destabilizzando. Ah... Mickey Mouse, conosciuto qui in Italia col nome di Topolino o Pontag a seconda della regione di provenienza, è senza alcun dubbio il topo più famoso della storia. Pensate che secondo la rivista Forbes nel 2004, con quasi 6 miliardi di dollari annui, risultava essere il secondo personaggio di fantasia più redditizio di sempre, secondo solo all'incredibile Saruzzo, chiaramente. Noi oggi, con dovizia di particolari, vi racconteremo la storia della creazione di Mickey Mouse. Ma quella vera. Mi volete spiegare perché tutte le volte che si parte con una registrazione, no, le prime parole, arrivano sempre le prime frasi? Questo forse è un problema che hanno un po' tutti. Questo e anche chi scrive. Sono dei dubbi, delle titubanze. È una cosa... Bah, non lo so. Quando c'è da scrivere un tema. È veramente una cosa... delirante quando volete intraprendere un discorso su come cominciare, su come partire. Comunque voi cosa ne dite? Da dove partite? Questa è una domanda così che vi faccio così apertamente. Dietro a un microfono è lì, infatti, che russa in questo argomento una noia drammatica, perché sono tornato a parlare, mi dà un po' fastidio. Voi cosa ne dite su questo argomento? Voi come cominciate? Voi da dove partite quando volete intraprendere un discorso? Questo lasciando la videocamera addormentata. Cari amici e care amiche di Finto la Fine, un salutone da Maniero e... Belcros! Ciao! Allora, vediamo un po'. Allora, cari amici e care amiche di Finto la Fine, e fin qua ci siamo. Belcros si è già presentato e anche questo è una cosa che abbiamo fatto.
E allora partiamo brutalmente, cari fintini, care fintine e cari fintine, è giunta l'ora, non volevamo, ma come vi era già stato detto, è il momento. Tra tutti i nostri reportage d'autore, questo è il più scottante, perché quando si parla in una certa maniera di Disney, il rischio è davvero alto. Sì, sto parlando proprio di Walt Disney. Topolino, o meglio conosciuto come l'intramontabile Mickey Mouse, è un personaggio di fantasia creato nel 1928 da Walt Disney e Ubi Iwerks per il cortometraggio Steamboat Willie, anche se, come racconterà Disney in un'intervista a se stesso, le origini del simpatico Topino erano da attribuire al periodo in cui lavorava in un buio ufficio a Kansas City nel 1922. Tutte le notti, in calza Walt, un gruppetto di topini cercava nel mio cesto dei rifiuti delle briciole veramente ghiotte. Ben presto mi affezionai a uno di loro, un timidone marroncino che rimaneva sempre in disparte. Lo catturai con estrema facilità e lo alloggiai in una confortevole gabbietta. Provai ad addomesticarlo, lo studiai e cominciai a fare degli schizzi su un quaderno, ma non mi dava molte soddisfazioni, rimaneva sempre immobile a fissarmi. Quando decisi di tentar fortuna ad Hollywood, a malincuore lo liberai, niente, questo liberai mi viene fuori librai, e non c'è storia, allora ve lo tenete come librai. Allora lo liberai in un buon quartiere e solo in quel momento, alla luce del sole, mi resi conto che era una castagna. Decisi comunque di usare quegli schizzi per creare Mickey. Mi sembrava un'idea vincente e lo fu davvero. Sembra la classica storia incredibile con lieto fine, ma noi, grazie a delle indagini ancora più incredibili, possiamo dirvi con certezza che le cose non andarono così. Nel 1914 il giovane Walt lavora come venditore di carrube e giornali a bordo dei treni della Missouri Maverick Pacific Railroad, e lì, come ci spiegherà nel dettaglio il professor Norbert Schwarzschuster dell'Università Grandi Pascoli di Boston, incontra l'eccentrico collezionista di film sconosciuti Cosimo Ricciardelli, un incontro che farà nascere Topolino. Diciamo le cose come stanno immediatamente, questo si è trattato di un furto e basta, non possiamo dire altro a riguardo e adesso saprete perché. Non possiamo assolutamente parlare di creazione, dobbiamo parlare di appropriazione indebita. Scusate il piccolo sfogo, mi sono anche scordato di salutarvi a dovere, bentornate e bentornati a tutti dal vostro carissimo e preziosissimo professor Norbert Schwarzschuster. Oggi parleremo di un grossissimo scandalo. Questo scandalo inizia nel 1914, non in un ufficio come si potrebbe pensare, ma questa storia parte da un treno. Esattamente sul nuovo treno a trazione indotta Avalon della Missouri Maverick Pacific Railroad. Mi chiedo da dove possano essersi tolti un nome del genere, cioè pare uscito quasi dal mondo di Harry Potter, vabbè. Comunque, questa storia parla di un giovanissimo Walt Disney che salva la vita all'ambiguo ed eccentrico milionario Cosimo Ricciardello, che stava soffocando perché aveva inghiottito una carruba offertagli, pensate un po' la casualità, proprio dallo stesso Walt Disney. Quindi Ricciardello, che era un collezionista di film sconosciuti, invita il giovane Walt Disney, che gli aveva appena salvato la vita, insieme ad altri bambini del vagone, nella sua tenuta Dreaming Neverland a Kansas City per un'incredibile serata cinema. E all'epoca quello era davvero un evento per pochissimi fortunati. Tra le varie ed emozionanti proiezioni, che erano tutte quante accompagnate al pianoforte dallo stesso Ricciardello,
ce n'è stata una in particolare che folgora il nostro Walt Disney. E si trattava di un corto di un giovane regista italiano che diventerà per le sue brillantissime idee il regista più saccheggiato della storia. Stiamo parlando di Velluto P. Vero Quentin, guarda che ci vai di mezzo anche tu. Il giovane Walt è estasiato dalla caratterizzazione dei personaggi, così finemente cesellati, da due dei più grandi attori del cinema muto di sempre. Il bellissimo Latin Lover Rodolfo Valentani e l'eclettico e rigidamente elastico Giorro Topoleso. E comincia nella foga a disegnare bozzetti su bozzetti su bozzetti, ma quando si accorge che vicino a lui altri due bambini stanno disegnando, sicuramente stavano disegnando meglio di lui, finge improvvisamente di inciampare, pensate quanto era già subdolo, e si getta sul proiettore distruggendo la pellicola. Il resto è storia, leggenda, mitologia, chiamatela come volete. Ma l'unica cosa che Walt Disney non sapeva e non poteva sapere era che Cosimo Ricciardello si era fatto fare un duplicato del film nel quale si vedeva anche lui che suonava. E noi, oggi, grazie alla Cineteca La Spezio Havana di Boston, vi faremo vedere questo eccezionale documento. E non dimenticatelo. Un'ultima curiosità che sarà svelata in questo video. Alla fine del corto, infatti, forse capirete chi erano questi due bambini che stavano disegnando. Quindi io vi mando il mio più caro saluto. Ringrazio ancora Maniero e Belcross per avermi permesso di partecipare a questa pagina di storia. Il vostro professor Norbert Forsenschuster vi saluta. Auf Wiedersehen! Ho la pelle d'oca. Vergogna, no? E per questi momenti che faccio quello che faccio. Grazie professore per questo incredibile documento e grazie Velluto. Ciao e alla prossima, finto alla fine.